Siamo passati da quel lungo corridoio in cui appunto abbiamo visto la zona secca, zona 1, mi chiedevano cosa fossero. La zona secca sostanzialmente è quella più vicina appunto al punto di ingresso o di uscita, dipende dalle prospettive, ed è dove vengono i contenitori scaricati o ricaricati. Quindi sostanzialmente arrivano i supporti che sono bottiglie, fusti in PET, fusti in acciaio, vengono scaricati. E poi nella zona umida avviene una fase molto critica, che è la fase del riempimento delle bottiglie e o degli altri supporti. Come funziona il processo? Sostanzialmente partiamo dalle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite su un asse trasportatore in zona secca e arrivano all'interno di quest'area. Ci sono in obliquo, vedete, c'è una giostra che ha degli elementi, degli inserti azzurri. Vabbè, è una giostra che... Sostanzialmente le bottiglie arrivano, vengono capovolte e risciacquate. Non perché debbano essere lavate, perché arrivano già chiaramente pronte per essere riempite, ma viene fatto questo primo processo. E a questo punto avviene l'imbottigliamento vero e proprio. Qual è, secondo voi, il maggior nemico dell'imbottigliamento? Cioè, cos'è che non deve succedere quando imbottigli? L'aria. Bravissimo. Quanto è anche 5-6 risposte? Ok, oggi preso subito l'aria, quindi non deve entrare in contatto la birra con l'ossigeno. Quindi come si fa a fare questa attività? Sostanzialmente viene riempita in modalità sotto pressione. Quindi abbiamo la nostra bottiglia capovolta, viene riempita d'acqua e viene inserita all'interno per due volte della CO2, quindi anidride carbonica inserita all'interno delle bottiglie per togliere qualsiasi residuo di ossigeno. Ho le mie bottiglie piene di CO2 e il riempimento avviene in modalità detta isobarica, quindi sotto pressione, 2 atmosfere, 5 gradi la temperatura di riempimento. Quindi immaginatevi le nostre bottiglie piene di CO2 sotto pressione, e la birra come entra? Entra tramite insufflaggio. Quindi entra, immaginatevi il contenitore, la birra entra dai lati e spinge, va verso il fondo e spinge la CO2 verso l'esterno. Quindi in questo modo non entra mai in contatto, fino a quando arriva a un punto in cui un sensore blocca effettivamente il riempimento ed è lì solo in quel momento che entra quel pochino di CO2, quella piccola schiumetta. Nei fusti in acciaio non avviene neanche questo, nei fusti non avviene perché è tutta in pressione. Quindi sono tutte in pressione e non ho mai questo problema. Quindi una volta poi riempite, vanno nella parte... che vedete oltre i vetri, e vengono poi chiuse, etichettate, fotografate una a una, chiaramente per vedere che poi l'etichetta sia stata messa in modo corretto, che il riempimento della bottiglia sia fatto nel modo migliore.